Nome e cognome: Pippo Ciorra. Maria Chiara Invernizzi. Professione: docente universitario, sono architetto di formazione e faccio anche le mostre. Geologo, professore associato presso la Scuola di Scienze e Tecnologie di Unicam. Attività di ricerca principale? Ma direi la teoria dell'architettura e nella sua relazione con la storia del pensiero e delle idee. Sono geologo strutturale, mi occupo di deformazione delle rocce, in particolare di interazione tra fluidi e roccia, con lo studio delle inclusioni fluide nei minerali. E negli ultimi anni ho applicato queste mie conoscenze all'ambito delle energie rinnovabili e soprattutto alla geotermia. Quando non è in laboratorio, cosa le piace fare? Lavorare. Diciamo che il mio svago preferito è una bella cena in un tavolino all'aperto in una piazza di Roma o in riva al mare al Conero. Tante cose. Mi piace leggere romanzi, mi piace molto camminare, lunghe passeggiate sia al mare che in montagna. Mi piacciono le piante e i fiori, sono una decoratrice, mi piace decorare e quando posso viaggiare. Se potesse tornare indietro nel tempo, in quale epoca storica vorrebbe vivere? Senza dubbio nella mia, penso che la mia generazione ha avuto la fortuna di vivere alla fine del Novecento, dei decenni che così fortunati difficilmente torneranno. Ma penso che vorrei essere un artista durante il Rinascimento. La sua canzone del cuore? A questo proprio non so rispondere. Diciamo in questo momento sto riascoltando molto i Talking Heads, che mi sembrano molto concettuali. Allora, una canzone del cuore di vecchia data, che è Margherita di Cocciante, e in tempi più recenti mi piace molto Tiziano Ferro. Il viaggio più bello? Ma per me l'evasione è stare a casa mia sul Conero e guardare il mare, ma siccome viaggio molto per lavoro, diciamo il mio viaggio preferito, il posto dove torno con più volentieri è il Giappone. Ne devo ricordare almeno due. Uno da ragazza con le amiche e mia sorella, o giro in Irlanda, bellissimo. In tempi un po' più recenti, anche questo è un tour in camper con la famiglia attraverso la Svizzera. L'insufficienza più grande presa a scuola? Beh, un bel 3 in una versione dall'italiano al greco. Drammatica, la versione di greco della maturità. Se aveste scelto un'altra professione, sareste diventati? Ma sempre qualcosa che avesse a che fare con la critica e la scrittura, forse il critico musicale o il critico giornalista, ecco, giornalista di cultura. È il sogno da ragazzina, un astronauta. Mare o montagna? Beh, sono nato a 10 metri dal mare, abito a pochi metri dal mare, quindi direi mare. Montagna, però il mare qualche volta lo devo vedere, eh? 3 parole per descrivere il suo lavoro e la sua professione. Confusione, pressione, curiosità. Sorprendente, appassionante e avventurosa. Un ricordo tra i momenti più belli vissuti nel corso della sua carriera. Difficile da dire. Nel 1991, quando ero ancora abbastanza giovane, curai l'allestimento delle corderie alla Biennale di Venezia. Fu una grossa soddisfazione. Ma sicuramente un premio per un lavoro con alcuni amici, riconosciutomi dalla Società Geologica Italiana. Poi un periodo di ricerca svolto al Politecnico della Virginia negli Stati Uniti, lavorando con il più grande esperto di inclusioni fluide vivente. Dolce o salato? Ovviamente agrodolce. Dolce, cioccolata fondente. Vi siete sentiti orgogliosi di appartenere ad Unicam quando... Ma io mi sento orgoglioso quando vedo i nostri studenti avere dei successi nel campo professionale o accademico nel mondo, e per fortuna succede abbastanza spesso. Sono in generale orgogliosa di appartenere ad Unicam, sempre. È stato sempre un orgoglio poterla rappresentare nel ruolo di direttore del sistema bibliotecario e museale di Ateneo. Poi mi sono sentita molto orgogliosa all'indomani del sisma, quando ci siamo rialzati nel giro di pochissimo tempo, e anche adesso con il Covid, quando ho visto questi colleghi subito sul pezzo che si sono inventati soluzioni immediatamente. Il colore che vi rappresenta? Non lo so, però certo ho dei pantaloni blu, dei calzini blu, una camicia blu, un golf blu e una giacca blu. Forse la risposta è automatica, come molto spesso sono vestito così. Direi arancio. Il ricordo più bello o il ricordo più brutto di questa pandemia? Ma il più bello sono la fine giornata, che esco in terrazza, mi siedo lì e guardo l'Adriatico e mi rilasso un po', perché l'intensità che il computer, che questo lavorare continuamente online ci impone in questo periodo è molto defaticante, molto stressante, per cui
diciamo, ringrazio di aver avuto la fortuna di poter trovare pace in questo modo. È un ricordo brutto, purtroppo, è la perdita di un caro zio a causa del Covid. Ricerca o didattica? No, tutte e due. Non vedo distacco né differenza, soprattutto nel mio campo. Ma inscindibili. È molto bello soprattutto trasferire nella didattica la propria ricerca. La scoperta scientifica più importante per l'umanità, secondo lei? La stampa? Sono tante le scoperte che hanno cambiato le sorti dell'umanità. In tempi più recenti direi internet, la rete. Ciao, scienza e lode. Ciao, scienza e lode.